Per uno come lui, molto religioso e molto interista, affrontare il diavolo per giunta di domenica assume un significato particolare. Diavolo che oggi eccezionalmente si è coniugato con l'acqua santa, legge i Galliani, Garrone, Marotta e Braida, tutti insieme appassionatamente in un ristorante vicino allo stadio. Così, per la prima volta nella storia, Galliani e Garrone sono seduti accanto in tribuna qui a Marassi. Nel prepartita tiene banco la notizia dell'assenza di Flachi, che parte dalla panchina per scelta tecnica, ma c'è anche la partita numero 800, ovviamente con la maglia del Milan, di Paolo Maldini, che adesso aspetta di arrivare a 1000. Il Milan aspetta invece di sfatare il tabù del calcio piazzato. Alberto Gilardino, si sa, aspetta il gol. Religioso anche lui, come testimonia Don Fulvio, parroco del suo paese, non pregherebbe mai per ottenere grazie pallonare, perché, come dice sempre Don Fulvio, la fede non serve per far gol, ma per diventare uomini veri. E a vederlo vivere si direbbe che anche il Gila la pensa così. E oggi, allora, dopo tanta sofferenza, dall'assù gli arriva l'assist vincente, passando dal Deus ex machina Pirlo per i piedi magici dell'arcangelo Sheva a quelli decisamente più umani ma velocissimi di Gilardino, ed è l'1-0 per il Milan, sul quale grava il sospetto del fuorigioco, ma che viene comunque festeggiato nei cieli, sulla terra e soprattutto sulla panchina rossoneri con grande veemenza. L'occasione per il pareggio sampdoriano nasce da un intervento difettoso di Gattuso che favorisce Zauli, poi per Gilardino ci sarebbe addirittura la possibilità del raddoppio. Ma una volta sfatato il tabù Gila, il Milan non riesce ad esorcizzare l'incubo del calcio piazzato, quello che secondo Alessandro Nesta, oggi in panchina per turnover, al Milan ormai fa venire l'ansia, perché è da una punizione, guarda un po', che nasce il pareggio della Sampdoria. Tira Volpi, uno dei migliori in campo, cross di Tonetto, Castellini colpisce la traversa e Bonazzoli è lì, pronto per il suo secondo gol in campionato. Dai un voto oggi alla solo oggi alla Sampdoria e oggi al Milan, considerando chi è la Sampdoria e considerando chi è il Milan. Vabbè, 10. Allora? Loro, avendo perso, 9. Ad infrangere i tabù, che sono tanti, Novellino non ha mai battuto né rossoneri né Ancelotti, sarà piuttosto la Sampdoria. Proprio pochi secondi dopo l'ingresso di Flachi al posto di Zauli, ma lui non c'entra. Diana sulla destra si libera facilmente di Calazze e serve Tonetto, che segna il gol del 2-1, dimenticato da tutti, ma non dalla folla di Marassi, che lo accoglie con un tripudio. Lo stesso che accoglierà le due parate di Antonioli su Shevchenko, la prima ai confini del miracolo. Ancelotti sostituisce allora Gattuso con Serginio, che come d'abitudine si piazza sulla sinistra, mentre Novellino regala applausi e un po' di respiro al maratoneta goleador Tonetto. Ancelotti sostituisce Pirlo con Ambrosini, poi si ricorda che Vieri ha segnato 11 gol nella porta di Antonioli, l'ultima proprio con lo stesso arbitro di oggi, Bertini, e si gioca tutto, come alla roulette, sul rosso-nero. Questa squadra secondo me ha fatto di tutto per non perderla, la partita. Le volte facciamo di tutto per perderla. Oggi obiettivamente la squadra per me ha giocato bene, si è impegnata. Cosa ha pensato quando ha visto in campo contemporaneamente Vieri, Gilardino, Shevchenko e Kakà? Che avevo vinto la partita. Io avevo visto il contrario, pensavo di ripareggiarla. Ma stavolta anche la cabala volta le spalle al Milan. A Vieri Antonioli oggi dice no per ben due volte. Nel mezzo Kutuzov reclama un rigore e Flachi protesta perché Bertini non vede una mano di Maldini e si fa ammonire. Mano era netta. Insomma, per lui che è molto religioso e molto interista, battere il diavolo per la prima volta, per giunta di domenica, è l'apoteosi. Ma una cosa è certa, Galliani, che è superstiziosissimo, in tribuna accanto a Garrone non siederà mai più. Io avevo detto, guardi, noi tentiamo tutte le cabale, per contro di voi non c'è niente da fare. Questa è stata una cabala buona.